L'identità digitale sta diventando sempre più fondamentale nelle nostre vite, anche come risultato del distanziamento che ci è stato imposto recentemente, quindi molti più servizi sono stati digitalizzati. L'identità a livello nazionale con sia SPID che la carta d'identità elettronica ha permesso di accedere in maniera sicura a tutti i servizi della pubblica amministrazione. Il prossimo passo sicuramente è quello di estendere la possibilità di usare queste identità digitali anche per i servizi privati. L'onboarding da remoto è una conseguenza della spinta alla digitalizzazione di molti processi, anche e soprattutto nel settore finanziario. In FBK stiamo sviluppando tutta una serie di tecniche per gestire e minimizzare il livello di rischio per questo tipo di attività. L'idea qui è di modellare sia le possibilità degli attaccanti che le possibili mitigazioni in modo tale da automaticamente, tramite l'utilizzo di tecniche algoritmiche, trovare la configurazione ottimale per minimizzare effettivamente i rischi. Ovviamente la fase di modellizzazione sia dei rischi che si corrono che delle mitigazioni possibili diventa fondamentale ed è un prerequisito importante per la correttezza e il successo di questo tipo di tecniche. Nel contesto dei servizi cloud, Continuum, Cloud Edge e soprattutto con l'avvento delle reti 5G e delle possibilità che questa tecnologia offre, si apre tutta una serie di nuove possibilità per l'utilizzo di applicazioni e servizi in tempo reale. In questo contesto l'identità digitale gioca un ruolo fondamentale sia degli utenti che usufruiscono di queste applicazioni che dei dispositivi attraverso i quali queste applicazioni vengono accedute. FBK per questo particolare problema sviluppa delle tecniche e delle metodologie per fare il design, quindi la progettazione in maniera sicura dei protocolli sia di onboarding che di autenticazione che garantiscono le proprietà sufficienti e necessarie per questo tipo di applicazioni e la possibilità di utilizzare i servizi con i vincoli temporali necessari, perché ovviamente quando si tratta di applicazioni critiche come quelle dei veicoli, anche questo tipo di vincoli deve essere opportunamente tenuto in considerazione.